Per evitare che si sviluppino aflatossine nel mais, quali precauzioni devo tenere in fase di raccolta? Beh, in fase di raccolta è sicuramente una delle cose da tenere in ampia considerazione è il momento della raccolta. Oggi ci sono dei protocolli che portano gli agricoltori a raccogliere quando il mais ha determinate umidità, dopodiché avviare il prodotto in centri di essiccazione in modo organizzato, rapido, sicuro, quindi con degli automezzi puliti, con degli automezzi che possano poi scaricare in delle platee o antistanti al centro di essiccazione, e che il centro di essiccazione abbia un'organizzazione, una capacità di lavorazione tale da evitare che questo mais, cosiddetto verde, come dicevamo, possa rimanere per molte ore esposto e in stato di rischio per lo sviluppo di umidità e di incrementi di temperatura che possano già in attesa dell'essiccazione favorire lo sviluppo di muffe e avere poi delle conseguenze in fase di stoccaggio. Parliamo appunto dei centri di stoccaggio. Che caratteristiche devono avere per evitare lo sviluppo di aflatossine? Quali attenzioni? I centri di stoccaggio devono, quelli più moderni, devono avere delle strutture che possano consentire e permettere, per esempio, la ventilazione delle masse, quindi silos che abbiano delle intercapedini basali sulle quali introdurre ventilatori o anche frigo conservatori, cioè macchine che siano in grado di prendere acqua, aria, raffreddarla e introdurla all'interno del deposito. Questo tipo di canalizzazioni per ventilare sono richieste oggi anche nei magazzini orizzontali, perché anche questi possono avere alla base del pavimento delle canaline con le quali ventilare. Questa è una condizione importante per conservare bene il mais. È ottimale prepulire il mais, cioè quindi avere dall'essiccazione e prima di arrivare a magazzino un impianto che possa aspirare tutto ciò che non è mais, in modo da assicurare una buona conservazione, una buona circolazione dell'aria negli spazi interstiziali delle cariossidi di mais. Importante anche è campionare, tenere sotto controllo la granella, no? Assolutamente. Infatti il passo successivo alla domanda mi permette di dire che questi depositi moderni dovrebbero avere sempre più spesso delle sonde termometriche, per esempio. Sonde termometriche che vengono inserite nei silos, e possono essere da 1 a 3 o 5 in relazione al diametro dei silos, o anche all'interno dei magazzini una volta terminata la fase di stoccaggio. Queste sonde termometriche permettono di rilevare delle temperature e quindi di controllare il mais durante la fase di conservazione. Non va mai dimenticato che il cereale e quindi anche il mais durante lo stoccaggio continua a evapotraspirare. Mantiene comunque dell'acqua al proprio interno, meglio è ovviamente che le umidità di queste cariossidi siano al di sotto del 14%, ma in anomale condizioni o con eventi eccezionali si possono incrementare le umidità o le temperature, e quindi questi due fattori sono quelli che sono i precursori dello sviluppo di muffe micotossinogene.